Lord. Of the faith, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e occhiali di rosso sulla strada, le 8:30, tutti in piedi. Il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, sullo stesso libro, nello stesso modo, con le stesse parole. Da 40 anni io ero stato professore. Del fumo
canzone incredibilmente attuale. Canta che tu incontri l'altro te stesso, quello che manca al materialismo storico. A un certo punto ci hanno insegnato che la vita è la materia, la... oh cazzo, i salari, sì, ho capito, ma dopo c'è la salute, dopo c'è l'amore e dopo c'è una cosa che salva tutto, l'amicizia. È qualcosa che sovrasta tutto l'amicizia. È più importante dell'amore, se tu non sei amico non sei amato. E quindi ho imparato da una persona, l'ho incontrato un amico, l'ho incontrato molto tanto prima che diventasse un amico, ma dopo l'ho diventato sul serio. E c'è un nome e cognome, era un angioletto piccolo così, neanche tanto bello a vedersi, ma c'era un cuore e un cervello grande, immensamente, come tutta questa piazza, che si chiamava Lucio Dalla. Questo questo angioletto, questo angioletto, mi ha salvato la vita, perché la vita, io mi sono sempre chiesto, l'ho capito, perché i grandi artisti qualche volta si uccidono? Perché i grandi calciatori cercano il suicidio? E io ho scritto una canzone che si chiamava Tradimento e Perdono, che riguarda proprio il suicidio, perché quando tu hai tanto affetto e dai tanto, non ti basta mai quello che ricevi. Cioè Maradona è stato salvato da, ci ha voluta proprio tutta l'Argentina e tutta il Napoli per poter salvare Maradona dalla cocaina, che ancora sta qui. E altre volte, non so, c'è un cruccio, io non ho potuto salvare Agostino di Bartolomeo, forse bastava una telefonata. Come per esempio Pessoa, io ho un altro amico che di fede diversa dalla mia, ma ugualmente amico, perché le fedi si uniscono con l'amicizia, ci si può contrapporre sempre con affetto, non mai con altro. E quindi Pessoa, che cosa spinge un calciatore, un grande giocatore, che ha tutto nella vita, una bella moglie, una famiglia fantastica, arrivare sul tetto della sua, della società Juventus, depositare tutti i suoi vestiti ordinari e buttarti di sotto. Io dopo che lui si è buttato di sotto, chiaramente ci ho parlato di lui, e lui mi ha detto che non era, che ne so, è un attimo. È come la morte, noi abbiamo paura di quell'attimo, non abbiamo paura della morte. E quindi a un certo punto tu sai che tu puoi veramente salvare la vita, perché tu magari detesti la vita per quell'attimo, ma però per l'eternità non la detesti. E quindi basta stare in quell'attimo. E questo me l'ha insegnato Lucio Dalla sulla mia pelle, perché io mi volevo uccidere. Voi non lo sapete, però nel 1980 ho vissuto un periodo veramente brutto della mia vita. E Lucio mi ha salvato la vita, dopo ne parlerò. Ma quello che intendo fare io della mia vita, che ha vissuto tante vite, è quella di impedire ad altri di poter vivere quello che ho vissuto io, e quindi di essere superiore. E io parlo per esempio di un mio carissimo amico che è diventato quasi mio figlio, un fratellino piccolo che si chiama Ultimo, si chiama Nicolò, che vive, che ha voluto fare un viaggio incredibile da zero a fino a Marte in poco tempo. Quindi lui è chiaramente una persona fortissima dentro, e mi ricordo come ero io, che era uguale a lui, identico. Lui sa tutte le mie canzoni, è il mio veramente prodotto culturale, umano. E però ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di una persona come me. Per quello che è stato Lucio Dalla per me, vorrei essere per lui. Quindi noi abbiamo questo dovere, questo io lo sento fortissimo, perché la vita va onorata e perché dopo ci mancheranno, perché tutti questi geni che si sono ammazzati ci mancano, ma ci mancano oggi, non per quello che ci hanno dato, per quello che avrebbero potuto dare oggi e avrebbero interpretato la realtà sicuramente meglio di quanto la interpretiamo noi senza di loro. E quindi io ringrazio Lucio che mi ha fatto scrivere questa canzone, che è una canzone d'amore, ma dentro c'è tutta l'amicizia del mondo per me.
da te è stata una partita, va bene, hai vinto tu, tutto il resto è finito. Se penso che amore è darsi tutto l'altro fuori, in questa nostra storia, sono io che vado fuori.